Taranto vive il dramma ambientale e l'aspetto più raccapricciante è che il tarantino si trova dilaniato dinanzi a questa scelta: o lavoro o salute, quando una scelta del genere non dovrebbe minimamente esistere, ma dovrebbero esserci due realtà garantite. Ne parliamo con l'avvocato Gian Domenico Pilolli, candidato al Consiglio regionale pugliese, con Fratelli d'Italia a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Il suo giudizio su come è stata gestita e si sta gestendo l'emergenza, perché così va definita, ArcelorMittal? E continuiamo a parlare di emergenza dopo tanti anni che questo problema è sul tavolo nazionale e anche regionale, perché ricordiamo le passeggiate che il Presidente del Consiglio insieme al nostro Presidente della Regione hanno fatto nella nostra azienda tarantina, dove hanno raccontato di una soluzione imminente, di un problema primario per l'intera nazione, e che alla fine purtroppo si è scontrata con la dura realtà che questo problema in questo momento è stato accantonato. Ci saranno stati anche certamente dei momenti unici come quello che abbiamo vissuto, però non può essere dimenticato il problema ArcelorMittal per la nostra provincia. Deve ritornare in maniera forte al centro della discussione politica, ma soprattutto occorre inevitabilmente fare delle proposte a livello regionale. Bisogna essere autorevoli, perché non può più venire a Taranto a raccontare un giorno che occorre decarbonizzare la struttura e l'altro giorno sedersi a fianco all'amministratore di ArcelorMittal e dire di trovarsi a proprio agio, addirittura a casa propria. Qui occorre un serio confronto, bisogna scrivere quali possono essere realmente le direttrici di soluzione di un problema che ovviamente fa scontrare due realtà che sono il lavoro e la tutela della salute, ma che inevitabilmente occorre far viaggiare su un binario per il quale bisogna necessariamente fare una scelta. Occorre avere il coraggio di una scelta, non si può continuare a raccontare con slogan quali possono essere le soluzioni. Io penso al tavolo nazionale, dove ancora giacciono centinaia e centinaia di situazioni sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, ma ahimè di soluzioni non se ne vedono. ArcelorMittal e l'ILVA, ex ILVA, per Taranto significano lavoro, ma significa anche una seria attenzione nei confronti di un'industria che in questo momento deve rispettare anche il bene primario della salute. Io ovviamente, essendo vivendo in un paese molto vicino, conosco bene anche le problematiche dell'indotto che hanno messo in crisi tutto un settore economico. Il mio mestiere mi mette a contatto giornalmente con situazioni di aziende che purtroppo stanno versando in situazioni difficili, e questo reca nocumento a tanti lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione, alcuni sono stati addirittura licenziati nelle aziende dell'indotto, ma inevitabilmente il tema non potrà certamente essere risolto a livello regionale, ma la regione può svolgere un ruolo di controllo serio e deve svolgere un ruolo di controllo serio, emanando le direttive e sfruttando tutte quelle che sono le competenze, che non possono essere più gestite solo quando arrivano delle campagne elettorali, ma devono essere poste alla base di un progetto serio, e noi siamo in grado, attraverso i nostri uffici, di rendere operativi da subito un piano di rilancio, ma soprattutto un piano ambientale serio che possa ridare fiducia ai nostri cittadini della Terra Ionica.